Salve cittadini italiani, siamo il gruppo Anonymous Italia e vogliamo aggiornarvi sull'operazione Revengegram. Ancora una volta siamo qui a tutelare i più deboli, le vittime ignare di questo sporco crimine. Per chi non lo sapesse, la rete è piena di foto pedopornografiche, foto di ragazze ignare che per essersi fidate dei loro fidanzati oggi si ritrovano sui siti di mezzo mondo. Abbiamo creato esche per stanarli. Abbiamo usato tecniche come social engineering, un insieme di tecniche utilizzate per attirare gli ignari utenti ed inviare loro i propri dati riservati, infettare i loro computer tramite malware o aprire collegamenti a siti infetti. Abbiamo usato tecniche di cracking per penetrazioni dei vari profili social. Abbiamo scoperto chi sono, oltre che a segnalare i loro nomi alle autorità, abbiamo segnalato anche le loro chat perverse ed è stato più semplice del previsto. Spero che questo piccolo avvertimento sia servito di lezione, perché Anonymous non dimentica. Maledetta feccia, non avrete scampo. Vi stiamo venendo a prendere. Siamo una moltitudine, ragazzi giovani, anche giovanissimi, molto in gamba in ambito informatico, ma anche adulti. Chiunque voglia segnalare o inviare documenti, avete il link in descrizione. Siamo una vera forza che agisce nell'interesse comune. Agnese, intanto complimenti perché ti sei diplomata 2 giorni fa, Sì, no? esatto. Abbiamo aspettato Sì, lunedì. l'esame lunedì, L'esame di maturità. l'esame di maturità perché ti abbiamo chiesto di stare con noi, perché lei è una ragazza bella, forte, eccetera. Mi è successa una cosa brutta, antipatica, che è successa non solo a te, ma a tantissime Tante altre altre ragazze della ragazze. mia città. Cioè, che cosa succede? Che prendono la sua fotografia e la mettono in un canale in cui cominciano a insultarti. Sì, praticamente hanno preso le nostre foto di me e altre ragazze della mia città dai nostri profili Instagram e le hanno pubblicate appunto in queste chat private, diffondendo prima le nostre informazioni personali e poi insultandoci. Partendo da insulti fisici si è arrivato a minacce di morte, minacce di stupro, un po' di Ma poi devo dire, Agnese, quello che ho visto, insulti. insomma, che ho letto è, hanno scritto tra queste ragazze, qual è la più stuprabile? Un sondaggio, cioè vanno con la maglietta con scritto centro stupri al nord, qui invece siamo in Puglia. E allora, però, che cosa succede? Succede qualcosa di incredibile, perché loro poi decidono di andare a vedere chi è che insulta. Allora, con Marina Borometti e poi siamo di nuovo con Agnese. Urla, offese, minacce. Quelle che sentite ora, e ci scusiamo per la volgarità, sono le voci di un gruppo di persone in chat. Uno di loro si fa chiamare Ciuchino e si presenta con l'immagine di un asino. Gli altri della chat lo seguono e si fanno chiamare Ciuchinisti. Tutti si esprimono in modo violento. Sono un vero e proprio branco. Ma qua se credono che stiamo a scherzare, capisci chi? Se credono che stiamo a scherzare, non hanno capito un c***o, non hanno capito. Oh, sta zitto, non me c***o, fammi un po' virtuale. Se sei un ciuchinista e tu lo sai, un boiler di m***o sgozzerai. Ciuchinismo, uno stile di vita. Le vittime dei ciuchinisti sono quasi sempre ragazze con un profilo Instagram. Qualcuno ruba le loro foto e le porta su una chat anonima, dove le ragazze diventano il bersaglio, inconsapevole, di una raffica di insulti e di umiliazioni. Sta a controllare se gli sono venute bene le foto da c***o. Sei una monnezza, altro che modella. Le ragazze prese di mira sono quasi sempre giovanissime. Dove sta a guardare? Dalle foto che metti non si direbbe. Cosa non si direbbe? Che sei minorenne, puttana. Qualcuno, con un fotomontaggio, ha aggiunto un uomo che le punta un coltello alla gola. Succede tutto su Telegram, un programma che funziona come WhatsApp, ma in maniera più anonima, dove è difficile capire chi c'è dietro. Agnese è una delle vittime. Ha deciso di parlare con noi. Ha 18 anni appena compiuti, è della provincia di Lecce, studia al liceo e le sue foto, durante il lockdown, sono finite nelle mani del branco. Diciamo che poco dopo l'inizio della quarantena, verso il 10 marzo, appunto, una mia amica che è stata coinvolta in questa storia, mi ha avvisato che sia delle sue sia delle mie foto stavano circolando in dei gruppi Telegram e stavano diffondendo le nostre informazioni personali prese da social.
E accompagnate alle mie foto appunto c'erano degli insulti sul mio aspetto fisico, dove mi davano della poco di buono usando termini poco carini, mi insultavano per delle mie caratteristiche fisiche e tutte queste cose. Inizialmente sono rimasta un attimo sconvolta, possiamo dire, perché non stavo capendo cosa stesse succedendo. Come ha fatto la tua amica a scoprire che le vostre foto erano finite su questo gruppo? Questa mia amica mi ha detto che un altro suo amico era, diciamo, stato messo in mezzo a questo gruppo su Telegram. Lei è entrata perché le persone potevano vederlo senza essere iscritte e ha visto che le sue foto c'erano e quindi ha fatto uno screen a tutti i messaggi, a tutte le cose prima che fosse eliminato. Dunque, sono i primi giorni del lockdown. Agnese e la sua amica segnalano il gruppo che le ha prese di mira e la chat di insulti viene cancellata. Pochi giorni dopo, però, il branco dei ciuchinisti ricompare. Ma qua se credono che stiamo a scherzare, capisci chi? Se credono che stiamo a scherzare, non hanno capito un c***o, non hanno capito. Sono arrabbiati e i loro messaggi si fanno sempre più violenti. Cazzo de ridi, molte c'ha fuoco dentro qua la piscina. Se persiane stanno a scolorì, tra un po' gli damo una ripassata col sangue tuo, a piatta all'amate. Ma che c***o te ridi? Ridi quando ti punto una pistola in faccia. Quando hanno riaperto quest'altro gruppo, non hanno iniziato più ad inviare mie foto, ma foto di tantissime altre ragazze, tra cui molte mie amiche, perché comunque in questa città bene o male ci conosciamo tutti, non siamo tantissimi, però ci conosciamo tutti. E abbiamo visto che molte ragazze venivano coinvolte. Anche molto piccole, siamo arrivati a ragazze di 12 e 13 anni, sono iniziate ad arrivare anche minacce di stupro, quindi in questi gruppi Telegram si creavano dei sondaggi preimpostati da un bot in cui si chiedeva quale ragazza poteva essere stuprata. Il bot è l'amministratore del gruppo, il capo del branco, è lui Ciuchino ed è lui che a fine serata si diletta a fare un sondaggio assurdo su chi si vuole stuprare, con tanto di nomi e profili Instagram delle ragazze da votare. Ciuchino, il capo dal nome ridicolo, è talmente esaltato che con una voce alterata al computer manda ai suoi dei comandamenti da seguire. Discrimina, minaccia, massacra, accoltella, spara, zero pietà. Secondo il ciuchinismo le donne servono solo al piacere dell'uomo e nient'altro. Ma chi è davvero Ciuchino? I suoi messaggi sono scritti in romanesco, mentre le foto rubate sono quasi tutte di ragazze di Lecce e dintorni. Inizialmente non capivamo perché fosse così circoscritto, perché appunto l'autore di questi atti parlava in romano, quindi non capivamo il perché si fosse concentrato sulla nostra città. Poi delle ragazze si sono messe in contatto con questa mia amica e le hanno detto che un loro conoscente era solito in classe usare questo linguaggio romano e firmarsi con il nome di Ciuchino. Un passaparola e Agnese e le sue amiche scoprono che tra gli studenti di una scuola di Lecce c'è un ragazzo che si firma Ciuchino. Ha 17 anni e scrive frasi del tipo: io ho appena fatti 18 anni, picchio le donne e butto l'acido in faccia. Le donne sono peggio degli oggetti, non hanno valore. A questo punto Agnese e un suo amico, Federico, raccolgono le testimonianze delle altre vittime e vanno a denunciare quel che è accaduto alla polizia postale. Si sono dimostrati sin da subito disponibili, nonostante era un periodo in cui tra Covid, festa, gli uffici erano abbastanza limitati dal punto di vista del personale. E nell'arco di poche ore noi abbiamo già raccolto 5-6 denunce. Il ragazzo viene segnalato e ora la procura dei minori indaga per pornografia minorile, adescamento di minorenni, minacce, istigazione a delinquere e diffamazione. Ma è davvero lui il capo del gruppo dei ciuchinisti? Secondo il papà di un'altra ragazza, amica delle vittime, no. È successo questo, eravamo a tavola, io, mia moglie e i figli, a un certo punto a mia figlia arriva un messaggio. Mia figlia sbianca completamente, cioè proprio inizia a tremare. Ma che dice, Barbara, che sta succedendo? Papà, hanno preso una foto di una mia amica, una compagna di classe, forse ci sono anch'io, l'hanno presa dal profilo Instagram, ma era chiuso il profilo Instagram, era bloccato, e le hanno messe su Telegram. Dove? Su Telegram dove? Papà, in un canale particolare. Barbara, in che tipo di canale? Papà, da un canale le troiette. A che? Ho detto, Barbara, ragioniamo un attimo. Tu sai benissimo che papà tuo è attivo nella sicurezza informatica, è attivo, è un hacker, perché lo sono sempre stato. Dico, attenzione, perché posso fare qualcosa. Alessandro è un militante di Anonymous, un'associazione di persone che si definiscono hacker etici.
creano dei programmi per aggirare la sicurezza di siti come Telegram, ma, dicono, lo fanno a fin di bene. Anche loro si danno dei nomi in codice e si nascondono dietro ad una maschera. La notte di Pasqua, Alessandro, che però ha deciso di non usare la maschera, e la sua squadra di hacker iniziano a chattare con il ciuchino per rintracciarlo. Gli ho messo soltanto un nome di una città. Da lì in poi è sparito completamente. Secondo Alessandro, il ciuchino chatta da Orvieto. Quando nel momento in cui gli ho dato quel nome, quella persona è scomparsa e ha iniziato a fare sparire tutto. A fare sparire perché avevamo colpito nel segno. Fare sparire tutto, non solo, in quel momento, siccome lui aveva abbassato le difese perché stava facendo altro, gli sono entrato dentro direttamente nel canale e ho cambiato il nome del canale, le troiette di Instagram, in Riposa in Pace. Ho messo questa foto, lui continuava a minacciare, ecco, canale completamente chiuso, definitivo e completamente svuotato di tutto. Il canale viene chiuso e le foto delle ragazze, con tutti gli orribili commenti, cancellati. Ci sono tanti ciuchino, l'unico ad avere un volto, per ora, ha soli 17 anni. Allora, io ci ho provato a scrivere a questo ragazzo perché ci hanno dato il numero e lui era disposto a parlare con noi quando appunto stavamo iniziando con le indagini. Io volevo parlare, però poi appunto si è messa in mezzo la madre di questo ragazzo e ha preso il suo telefono e non abbiamo più potuto avere una conversazione. Questo ragazzo, se arriva a pensare determinate cose, magari ha dei problemi più grandi di quelli che sta regando a noi. Però volevo fargli capire che io non lo odiavo, semplicemente le sue azioni non andavano bene e poteva avere una seconda possibilità perché ancora il peggio non era arrivato e spero non arrivi mai. Allora Agnese, tu hai ragione, tu vuoi parlare con questa persona perché dici il peggio ancora non è arrivato, cioè una cosa è gli insulti, no? Più che altro perché avendo solo 17 anni io pensavo che volesse attirare l'attenzione o avesse bisogno di qualcuno che parlasse con lui. Io non sono una persona che si fa, diciamo, segnare da un insulto del genere. Ovviamente ti senti violata, però ho pensato anche questo ragazzo è più piccolo di me. Vediamo il suo punto di vista, ovviamente non lo voglio giustificare, però magari potevamo salvare il salvabile. Poi ovviamente si è messa in mezzo la madre e non ha avuto la possibilità. Ma perché la mamma che cosa ti ha detto? La madre praticamente ha preso il suo cellulare, ha mandato un audio a tutte le ragazze che le avevano scritto dicendo che stava prendendo dei provvedimenti e suo figlio non sarebbe stato più rintracciabile. Cioè stava prendendo dei provvedimenti nei confronti vostri? No, spero, nei confronti no, del figlio. No, nei confronti del figlio, però non sappiamo cosa abbia fatto. Certo, la cosa è incredibile, questi che dicono il ciuchinismo è uno stile di vita e se è questo il loro stile di vita, sì, sicuramente qualcosa più grande bene, di questo insomma, ragazzo. Però. Allora, noi quello che vogliamo fare stasera, intanto se ci sono altri ciuchini, cioè altri imbecilli in giro, mi raccomando, se avete avuto la stessa esperienza di Agnese, fatevi avanti con noi, ma denunciate, perché poi voi avete fatto benissimo, siete andate alla polizia postale. Sì, abbiamo cercato di coinvolgere più ragazze possibili perché molte appunto hanno iniziato ad avere paura e volevano nascondersi anche per non farlo sapere ai genitori, quando alla fine postare una foto, anche se in costume, quando sei un adolescente su un social, non c'è niente di male. E loro si sentivano quasi in colpa per averlo fatto. Infatti la cosa assurda è che poi, no, sei una vittima, invece ti devi sentire in colpa. Ma esatto. Allora, sono offese assurde, proprio, insomma. Tu ti sei arrabbiata naturalmente, oltre che... Inizialmente sì, perché comunque sentire dei giudizi fisici ti fa sentire un po' male o comunque vedere chat private di questo ragazzo dove diceva che se una donna è pari a un uomo allora deve essere picchiata, deve essere trattata come un oggetto e che noi denunciandolo gli avremmo rovinato la vita e quindi lui appena avrebbe avuto la possibilità poteva stuprarci, poteva prenderci, ammazzarci. Per questo tu dici sono poi cose... chissà che cosa poteva succedere. Ma adesso no, tu le altre ragazze che fate? Avete paura di postare le vostre foto, non le mettete più? Oppure io personalmente e la maggior parte delle ragazze posso dire ce ne siamo tra virgolette fregate dopo aver preso questi provvedimenti proprio perché è la cosa giusta da fare, perché queste cose ora succedono sui social, però queste violenze psicologiche sono sempre accadute e secondo me accadranno sempre e sta proprio alle vittime capire che non possono farsi influenzare o cambiare la loro vita per persone del genere, perché appunto, come hai detto tu, sono loro gli imbecilli. Noi non stiamo facendo niente di male, dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo senza nessun problema. Tra l'altro, diciamo anche imbecilli, ma anche squallidi, perché uno che si pone nei confronti di ragazze, insomma, in questa maniera, chi è la più stuprabile? Insomma, immagino un genitore che poi, no, anche
Immagino i genitori di chi fa queste cose, ma anche un genitore che vede, no, come il genitore Alessandro che vede la figlia sbiancare. Perché... No, stessa cosa è successa ai miei genitori, come penso tutti, perché comunque una figlia vedere un ragazzo dal nulla che neanche la conosce, darle della poco di buono così gratuitamente non è una cosa bella. Allora, noi ringraziamo davvero Agnese perché insomma dopo che si è diplomata è venuta qui da noi a Roma e noi rimandiamo a casa, ma te e tutte le altre postate le foto che volete e tra virgolette dice fregate, insomma noi questi fatti li denunciamo. Grazie Agnese. Grazie. Beh, sicuramente lo avranno pensato in tanti e ci teniamo a dirlo. In questo discorso finale non si è parlato dell'altra faccia della medaglia, quindi devo stare attenti a pubblicare alcuni tipi di foto, postarle nel social network. Questo si sapeva ed era risaputo già dall'inizio. Vuol dire mostrarlo al mondo, una buona fetta di chi visita il web. Purtroppo è quella e bisogna prenderla in considerazione. Perciò il nostro consiglio fondamentale è di evitare il più possibile un certo tipo di foto, anche perché c'è da aggiungere che stanno prendendo sopravvento ormai da anni sempre più social network e ragazzine che vengono portate a fare questo tipo di sceneggiate via video, non solo più foto. Qui citiamo Musical.ly che poi diventò TikTok e adesso a quanto pare stanno annunciando tutto e di più al riguardo. Ci potrebbe essere lo spionaggio cinese dietro queste applicazioni. Proprio in questi giorni se ne sta parlando. Questa non è una cosa che va portata avanti. Questa non è una cosa che deve continuare, come dice alla fine la giornalista, no. Una cosa che va ridimensionata. Va fatto capire come agire e come non agire. Evitare l'utilizzo di bambini e bambine di questi apparecchi il più possibile, soprattutto dei social network, soprattutto nel mandare foto e video di bambini e bambine, ragazzini e ragazzine e ragazze. Ebbene sì, se le vogliamo pubblicare nei social network, che siano meno volgari possibili, mettiamola così, con meno nudità possibile. Ebbene sì, mi permetto, credo che meno possibile si alimenta questo fenomeno e meno il fenomeno sussiste. Fateci sapere la vostra, perché è sempre importante.